Passiamo all'oggetto numero 3, gravi disagi e danni economici del settore turistico della Valnerina derivanti dalla manutenzione straordinaria del traforo di Cerro e del traforo Forche Canapine. Interroga il consigliere Porsi, risponde l'assessore Morroni. Prego. Presidente, questa interrogazione, assessore, è per testimoniare la difficoltà in cui si trova l'area della Valnerina a seguito dei disagi che vengono in qualche modo provocati soprattutto al settore turistico a causa dei lavori del traforo di Cerro e del traforo Forca, a cui si è aggiunto, ho saputo soltanto di recente, un altro blocco sull'area di Gavelli che in pratica rende ancora più irraggiungibile quest'area ad un certo punto del pomeriggio e della sera. I lavori sulla galleria di Forca di Cerro riguardano l'ammodernamento degli impianti tecnologici e di sicurezza per un investimento di circa 6 milioni di euro. ANAS ha garantito e anche la giunta regionale nelle comunicazioni che sono intercorse ha garantito appunto che i lavori dovrebbero essere conclusi entro la fine dell'anno o comunque nei primissimi mesi del 2023. Negli orari di chiusura i percorsi alternativi indicati sono per il traffico che proviene dalla Flaminia diretto a Norcia e Cascia, si consiglia l'uscita allo svincolo Spoleto Nord con immissione sulla strada regionale 395 per poi rientrare sulla 685 in località Piedi Paterno di Vallo di Nera. Per il traffico che proviene invece da Ascoli, Norcia, Cerreto o dalla strada regionale 209 della Valnerina, quindi Ferentillo e Scheggino, e diretto sulla SS3 Flaminia verso Spoleto Terni, Foligno e Fano, si consiglia l'uscita in località Piedi Paterno di Valle di Nera con percorrenza della strada regionale 395 e rientro sulla strada statale 3 Flaminia allo svincolo di Spoleto Nord. Inoltre per il traffico della 685 proveniente da San Giovanni di Baiano e Acquasparta, diretto anche questo verso Norcia e Cascia, viene consigliata l'immissione sulla Flaminia in direzione Spoleto con uscita allo svincolo di Spoleto Nord e percorrenza poi della strada regionale rientrando anche qui in località Piedi Paterno. Oltre alla chiusura programmata del traforo di Cerro, la Valnerina è obbligata a subire la chiusura del traforo di Forche Canapine. Questi lavori sappiamo che hanno contribuito purtroppo ad isolare ulteriormente i comuni dell'Alta Valnerina con ripercussioni economiche fortemente negative soprattutto nei comparti del turismo, della ristorazione ma anche di riflesso nei settori del commercio e dell'artigianato. La Valnerina sappiamo che è stata pesantemente colpita dal terremoto del 2016 che ha inferto una ferita profonda e gravissima in tutto il territorio. Purtroppo ancora oggi abbiamo i segni di questa, diciamo così, esperienza, nonostante il lodevole lavoro e l'impegno del commissario Legnini che sta dando i suoi frutti, ma che ancora deve sanare quella, diciamo, ricostruzione più snella che tutti evochiamo attraverso quei processi di sburocratizzazione a cui ancora non siamo riusciti ad arrivare. Al terremoto che ha spopolato la Valnerina e si è aggiunta poi, come sappiamo, la pandemia che ha determinato un ulteriore abbandono del territorio da parte di alcune imprese. Nel prossimo periodo sono previsti ulteriori chiusure di imprese che lasceranno la Valnerina a causa dell'insostenibilità dei costi di impresa, soprattutto anche legati all'aumento dei costi dell'energia che oggi noi stiamo scontando. Nonostante le buone intenzioni, i tanti annunci e le rassicurazioni che in tempi rapidi si potrebbe tornare ad uno stato di normalità, diciamo che sono circa 6 anni che questa situazione si prolunga nel tempo e a testimoniarlo più volte c'è stato anche il collega Bianconi che ha fortemente rappresentato queste diciamo, necessità e queste criticità. Tutti questi ritardi causano ulteriori danni economici, non soltanto agli operatori e agli imprenditori, ma alle famiglie e ai lavoratori che sono coinvolti in queste imprese. Quindi ci tengo a sottolineare questo aspetto.
ci sono imprese e lavoratori che possono essere penalizzati dall'interdizione del traffico e che non possono accogliere i turisti che viaggiando potrebbero scegliere questa meta. Quindi chiediamo, e sappiamo che c'è stata una richiesta rivolta alla Giunta in questa direzione, quali sono le misure che si intende assumere al fine di salvaguardare la forza lavoro delle attività legate al turismo e alla ristorazione che sono costretti a chiudere nella serata in questo lungo periodo, quindi al commercio, all'artigianato, e quali misure si intende adottare per la permanenza delle imprese in Valnerina, magari se c'è anche la possibilità di attivare una CIG in deroga per almeno 6 mesi, che sarebbe il tempo entro il quale potrebbero concludersi questi lavori. Grazie. Grazie consigliere Porsi, prego assessore Morroni. Sì, grazie vicepresidente, do lettura della risposta predisposta dall'assessore Agabiti. La vicenda delle chiusure per lavori rappresentata dall'interrogante è ben nota alla regione, che ha seguito con attenzione le modalità di gestione dei cantieri. Per quanto riguarda la galleria Forchia di Ferro in particolare, le chiusure previste da ANAS dopo un serrato confronto con Regione ed enti locali vanno dal periodo passato dal 7 al 30 settembre, chiusura dalle 23 alle 6 del giorno successivo. Dal 3 ottobre, chiusura dalle 22 alle 6 del giorno successivo. Il transito sarà sempre consentito nelle notti di sabato, domenica e festivi. I mezzi di soccorso potranno transitare in caso di emergenza anche negli orari di chiusura. I lavori sulla galleria di Forca di Cerro riguardano, come lei ricordava, l'ammodernamento degli impianti tecnologici e di sicurezza per un investimento appunto di circa 6 milioni di euro. La fine dei lavori è prevista, come sottolineava anche lei nella sua interrogazione, entro la fine dell'anno 2022, comunque nei primissimi mesi del 2023, e questo è stato garantito da ANAS. Per quanto riguarda la galleria di Forca Canapine, con ordinanza numero 509/2022, ANAS ha comunicato che per la tratta strada statale 685 delle Tre Valli Umbre, dal chilometro 7+396 al chilometro 4+800, rimane la chiusura notturna dal 16 settembre al 22 dicembre 2022 a tutti gli utenti nella fascia oraria che va dalle ore 20 alle ore 7 del giorno successivo. La chiusura non è stata operata nei giorni 24 e 25 settembre ed il 1 novembre di quest'anno. Con riferimento alla sua richiesta relativa all'attivazione della cassa integrazione in deroga, si rappresenta che tale strumento è stato escluso dall'ordinamento ad esito della riforma degli ammortizzatori sociali e che anche a fronte dell'emergenza Covid tale strumento è stato riattivato con norma nazionale e comunque solo con risorse nella disponibilità di INPS. Parimenti, gli interventi previsti dal decreto legge 189 del 2016 erano riservati dalla legge a copertura della sospensione dal lavoro quale diretta conseguenza degli eventi sismici. Per quanto sopra esposto, si rappresenta infine che a livello nazionale e comunque non nella disponibilità delle regioni operano in ogni caso gli strumenti ordinari previsti dal decreto legislativo 148 del 2015 in tema di ammortizzatori sociali, ivi compreso il fondo di integrazione salariale che assiste le imprese con più di 5 addetti e i fondi bilaterali ove istituiti tra organizzazioni datoriali e sindacali. In merito agli effetti di tali chiusure parziali sul comparto turistico e delle attività legate al commercio, all'artigianato e alla ristorazione, si vuole qui sottolineare che la Valnerina ha registrato nel periodo giugno-settembre di quest'anno un movimento turistico che ha visto arrivi in numero pari a 68.408 e presenze pari a 168.690, con un incremento in termini percentuali rispetto all'anno 2019, ultimo anno prepandemico e reale punto di riferimento al riguardo, di un più 7% in termini di arrivi e di un più 11,8% in termini di presenze. Grazie.
Grazie Assessore, prego Consigliere Forzi. Grazie Vicepresidente Morroni per la sua puntuale risposta. Beh, i dati relativi alle chiusure e alle, li conoscevamo, li avevo già esposti io. La richiesta era una richiesta per comprendere se c'era la possibilità di aiuti, diciamo, e di sostegni al di là anche della CIG, che come ci ha spiegato non può essere applicata in questo caso, ma non credo che sottolineare il buon esito dei dati turistici dal giugno a settembre con il più 11,8% di presenze e il più 7% di arrivi possa rappresentare una consolazione o una risposta che in qualche modo, diciamo, sana le richieste di operatori che, come lei ha evidenziato, si trovano costretti a tenere chiuse le loro attività nell'orario della cena, perché se in Valnerina non si accede prima delle 8 e se non si riesce ad andare via dopo le 7 del mattino, a meno che si pernotti, ecco, diventa impossibile, diciamo così, utilizzare o scegliere questa meta magari per chi viene da fuori. E non sarà sicuramente il mercato locale a poter garantire, diciamo, il mantenimento del personale che da giugno a settembre ha lavorato e che sarà soddisfatto di quella situazione sicuramente, ma che per un periodo che non compete come responsabilità alla giunta di chiusura delle strade tutte nello stesso momento determinano un totale isolamento della Valnerina, relegandola ad essere un posto soltanto per chi ci abita e che logicamente riduce di molto il gesto del collega mi fa aprire una riflessione, probabilmente esorta anche chi ci abita a riflettere su quanto sia conveniente e possibile rimanere a vivere in questi territori. Io voglio sottolineare che è compito delle amministrazioni provare a capire quali sono gli strumenti permessi dalla legge da poter mettere in campo nel momento in cui si determinano situazioni di questo genere, che ripeto non sono una colpa di qualcuno, ma sono una contingenza, ma non possiamo non riconoscere che non rappresentano una grande difficoltà per le imprese in questo momento. E allora, se ci beiamo dei grandi risultati del PIL che cresce, anzi che ha un rimbalzo del 6,5%, perché le nostre imprese sono capaci, resilienti, eccetera, eccetera, dovremmo essere altrettanto rapidi e tempestivi per cercare di capire quali sono le nostre opportunità di azione, sì, per cercare di non lasciarle in grande difficoltà. E ritorno a dire, concludo, che la difficoltà non è delle imprese, ma è anche dei lavoratori che, se non vedono e non trovano qualche misura di supporto e di sostegno, rimarranno senza lavoro. Grazie. Grazie consigliere, passiamo all'oggetto numero 4. Paventata impossibilità di risarcimento dei danni da fauna selvatica da parte degli ambiti territoriali di caccia. Intendimenti della giunta regionale. Interrogazione del consigliere Puletti Mancini. Prego consigliere Puletti. Grazie Presidente. Assessore, come lei sa bene, l'attività venatoria in Umbria è regolata dalla legge 14 del 94. All'interno di questa legge, negli articoli 3 e 10, chiaramente il territorio umbro viene diviso in ambiti territoriali di caccia, di cui due in provincia di Perugia e uno di Terni. Tali organismi sono regolati dal regolamento regionale del numero 19 del 95. Ed è assolutamente noto a tutti che l'ente regionale trasferisce agli ambiti territoriali di caccia le somme necessarie per il risarcimento dei danni da fauna selvatica ai soggetti richiedenti una volta constatato ovviamente il danno alle colture interessate. Non a caso ogni ambito territoriale ha una dotazione finanziaria derivante sia dai fondi privati che quindi rappresentanti dalle quote versate dai cacciatori iscritti sia dai finanziamenti pubblici erogati dalla regione. E proprio su questo punto, sotto quest'ultima forma di sostentamento economico, gli ATC sono ovviamente oggetto a controllo e al giudizio della Corte dei Conti. Nel triennio 19-21 in Umbria sono stati abbattuti più di 60.000 esemplari di cinghiali, adoperando tutte le azioni di contenimento e prelievo venatorio consentite per legge.
Questo sforzo si è reso disponibile grazie alla collaborazione degli ATC, dei cacciatori umbri, che nonostante le difficoltà ovvie derivate dalla pandemia, dal caro vita, dall'eccessiva burocrazia e dal loro, anche in questo caso purtroppo, costante decentramento numerico, hanno fronteggiato in ogni modo quella che sembra essere divenuta una vera e propria piaga sociale per l'intera cittadinanza. Ad oggi sembrerebbe essere anche aumentato in maniera rilevante il numero di domande di risarcimento danni alle colture agricole pervenute agli ambiti territoriali di caccia e soprattutto nel 2022, che sta mettendo in seria difficoltà la tenuta finanziaria degli stessi ATC. Considerato quindi che la situazione che si sarebbe venuta a creare mette anche in difficoltà la gestione corrente degli stessi ATC, che non sono più in grado di svolgere le attività che la normativa vigente consente loro, io le chiedo, insieme al consigliere Mancini che ha sottoscritto con me questa interrogazione, quali iniziative intende attivare per far sì che gli ATC siano in grado di portare avanti la loro attività quotidianamente svolta al servizio del mondo venatorio regionale. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Morroni. Sì, grazie vicepresidente. Nell'ambito dei piani di gestione della specie cinghiale, in parecchi distretti dei tre ATC non sono stati raggiunti i capi previsti dal piano di abbattimento ed è evidente che ciò comporta un aumento della popolazione della specie cinghiale con conseguente impatto della specie sull'agricoltura. Ciò nonostante dall'informazione acquisita presso gli ATC è emerso che gli stessi ambiti sono stati in grado, ad esempio per quanto riguarda il 2021, di risarcire il 100% dei danni con le risorse disponibili nei rispettivi bilanci. Più in particolare per l'ATC 2 e l'ATC 3, i fondi erogati dalla Regione sono risultati più che sufficienti. In tali casi l'importo degli indennizi è risultato poco più della metà di quanto ricevuto dalla Regione. Mentre per quanto attiene l'ATC 1, si è dovuto integrare l'assegnazione regionale con fondi propri dell'ATC. A questo riguardo si evidenzia che la quantità di prodotto agricolo oggetto di indennizzo risulta in linea con quella degli anni precedenti, quindi l'aumento dei costi che si delinea è determinato dall'impennata dei prezzi dei prodotti agricoli anche derivanti dagli eventi bellici che stanno caratterizzando l'attuale momento storico. La vigente normativa regionale collega le capacità gestionali degli ATC, esplicate attraverso l'elaborazione dei piani di gestione e abbattimento della specie e la loro attuazione, con la quantificazione delle risorse che gli vengono erogate. La somma complessiva stanziata nel bilancio regionale, che viene poi ripartita tra i tre ATC, è stabilita con legge regionale. Eventuali integrazioni possono essere effettuate quindi solo con variazioni di bilancio. Il problema relativo al numero di cinghiali rimane comunque direttamente collegato all'insufficiente capacità di controllo della specie ottenibile con l'attività venatoria. Si ritiene infatti fondamentale che gli ATC attuino in modo più incisivo anche l'attività di controllo della specie. Sarà mia cura inoltre reiterare al nuovo governo le richieste già concordate in sede di Commissione per le politiche agricole finalizzate a rafforzare la pressione venatoria sulla specie. È evidente che fino a quando non si riesca a diminuire l'importo degli indennizzi per i danni all'agricoltura, le uniche alternative sono l'aumento delle risorse trasferite dalla Regione con integrazione di bilancio, ricordo che questa modalità è stata seguita dalla Regione dell'Umbria 2 anni fa, quando abbiamo coperto integralmente la differenza tra quelli che erano i trasferimenti dati agli ATC per compensare i danni e quella che era l'entità effettiva dei danni, quindi in considerazione anche del periodo pandemico e delle limitazioni che questo aveva determinato sullo svolgimento dell'attività venatoria, ci era sembrato congruo intervenire senza mettere in campo interventi da parte, come prevede il regolamento, come lei ben sa, delle squadre dei cinghialisti. Quindi da una parte il ricorso a integrazioni di bilancio da parte della Regione e l'incremento degli incassi degli ATC mediante un adeguamento delle quote di iscrizione. Vorrei ricordare che attualmente le quote di iscrizione degli ATC dell'Umbria sono tra le più basse d'Italia. Ad esempio la quota di iscrizione dell'ATC 3 è pari a 50 euro,
mentre a TC1 e TC2 è di 25 euro. Quindi vedremo al momento nel quale si tirerà una linea, perché come ben sa è ancora prematuro fare una valutazione definitiva su quello che è l'andamento del corrente anno. Quel momento vedremo la situazione quale sarà e vedremo anche se l'importo complessivo che la Regione trasferisce agli ATC, che per quanto riguarda il 2022 è di circa 1.319.000 euro, mi pare, va bene, se questa somma nel suo complesso sarà sufficiente oppure no. E se si riprodurrà, come probabilmente accadrà, quella differenza tra TC1, TC2 e TC3, che è una differenza che magari può anche suggerire, no, una rivisitazione di quelli che sono i parametri di divisione delle somme tra i diversi ATC, no? Perché questa sensibile differenza può derivare naturalmente da determinate colture che sono presenti, al di là dell'estensione territoriale, insomma ci sono dei parametri che già oggi vengono considerati nella determinazione del riparto delle risorse, ma forse può essere opportuna anche una rivisitazione di questi criteri, però insomma un'analisi più meditata, più rigorosa e più approfondita sarà possibile farla nel momento nel quale avremo un quadro puntuale di quella che sarà la situazione dell'anno in corso. Grazie. Prego, consigliere Puletti. Grazie Presidente e grazie Assessore, perché sappiamo bene che soprattutto sul tema caccia e pesca spesso ci troviamo non in accordo su alcune tematiche, ma tra l'altro anche lecito che comunque sono anche delle linee politiche un pochino diverse. Ma la ringrazio perché la sua risposta è stata più che esaustiva e soprattutto ho visto una visione futura di una risoluzione di un problema che viene preso a cuore, quindi c'è una volontà politica di risolverlo. Tra l'altro mi ha anticipato e sono contenta che su questo ci troviamo in accordo, perché magari proprio per le caratteristiche degli ATC, che sono chiaramente, come lei ha giustamente detto, con una morfologia diversa, con un'estensione diversa e i danni provocati dagli ungulati sono di un'entità diversa, potremmo anche pensare a una ridistribuzione proprio riferita ai danni delle risorse in maniera diversa sugli ATC. Premiando, ma questo secondo me è un capitolo a parte che non riguarda la questione dei danni alle colture, magari anche quegli ATC che nonostante le difficoltà hanno comunque sia chiuso un bilancio positivo e quindi anche giusto rendere merito a chi lavora bene nonostante le difficoltà. Resta però un problema, il problema è quello che anche lei ha espressamente detto nella sua risposta, che riguarda comunque un numero esorbitante di ungulati che creano problemi non soltanto alla sicurezza cittadina ma chiaramente anche alla sicurezza stradale. Sono aumentati gli incidenti, ma allo stesso tempo è messa a dura prova anche la sicurezza cittadina, lo abbiamo visto anche nel comune di Todi, perché se noi non riusciamo ad affrontare il problema relativo al numero esorbitante di cinghiali e quindi al diminuire quello che è un pericolo di sicurezza cittadina, i comuni si trovano costretti a dover far fronte a questa emergenza attraverso quelli che sono gli strumenti chiaramente di competenza comunale. Lo stesso sindaco Ruggiano ha emanato un'ordinanza per cui per 30 giorni è possibile abbattere o comunque sia catturare un cinghiale che si manifesta vicino al centro storico o comunque ai parchi, quindi i miei complimenti al sindaco che ha messo in campo tutti gli strumenti necessari per poter far fronte a quella che è una vera e propria emergenza. Spero e confido che anche per quanto riguarda la regione possiamo affrontare il problema. La Lega lo ha fatto in più un'occasione, lo abbiamo detto in quest'aula attraverso le interrogazioni con il consigliere Mancini, anche per quanto riguardava la peste suina, quando appunto un'eradicazione del cinghiale, così come disse anche il presidente dello zoo profilattico dell'Umbria Marche, poteva rappresentare una soluzione per evitare il diffondersi della peste suina. Ricordo la mozione che abbiamo approvato in quest'aula che spero potrà
portare attraverso questo nuovo governo in conferenza Stato-Regione, che riguarda appunto il prolungamento della caccia dai 3 ai 5 mesi, e che tra l'altro, come vicepresidente del Comitato Controllo e Valutazione, porterò appunto in analisi nel Comitato, perché comunque credo che tempo sia giusto, finisco Presidente, affrontare la questione politicamente parlando. Grazie.